Bene, è ora di cominciare il nostro racconto. E lo faremo nel modo più ufficiale possibile, quello anagrafico. Proviamo quindi a compilare la carta d'identità di Dante Alighieri. Dante si chiama Dante, ma forse non tutti sanno che Dante è un diminutivo, una contrazione di Durante. Diminutivi a parte, bisogna dire che se i fiorentini di quell'epoca avevano il gusto dei nomi insoliti, la famiglia di Dante in questo non era seconda a nessuno. Basta scorrere la genealogia per rendercene conto. Cacciaguida, il trisnonno. Alighieri, il bisnonno. Preiteito, il fratello del bisnonno. Bellincione, il nonno. Alighiero, il babbo. Poi gli zii paterni. Gurnetto, Drudolo, Belluzzo, più comuni, Gerardo e Donato. Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, è che non ci sono i toscani. C'è nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo. This was the first reaction. Shock. Toscani hanno devastato questo paese. Oggi sono nomi piuttosto rari. E si vede nei documenti che la stessa persona regolarmente è chiamata in certi casi Durante e in certi altri Dante. Era una moda nella Toscana di allora ridurre così, accorciare così i nomi propri. La nostra città era piena di ulivieri che tutti chiamavano Vieri. Di Zaneri diventati Neri. Bonaccorso che diventava Corso. E Baldo, Corrado, che diventava il Duccio. Duccio. Balduccio, Corraduccio, Duccio. Duccio, senti, voglio che apri tutto. Voglio che smarmelli. Cacciaguida. Alighieri. Preiteito. Bellincione. Gurnetto. Drudolo. Belluzzo. Balduccio, Corraduccio, Duccio. Voglio che apri tutto. Francesco. Sì. Beatrice Bice. Se bella è capito, ma va la faccenda. Maso, Tommaso. Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Teutberto Liutprando.